Buonasera, benvenuti a 8:30, buonasera, benvenuto Ignazio Marino, sindaco di Roma, la vedo bello sorridente nonostante diciamo le nere nubi che si addensano sopra il Campidoglio, no, adesso poi ce lo racconta. Buonasera, benvenuto Sergio Rizzo, inviato editorialista del Corriere della Sera. Buonasera. E saggista. Un anno fa il senatore Ignazio Marino stravinceva le elezioni comunali, diventava sindaco della capitale, ha fatto tante promesse ma anche entusiasmato moltissimi elettori, anche fuori Roma, a prescindere dalla capitale. E cosa è rimasto di tutto questo successo subito dopo la pubblicità? Sindaco Marino, il Partito Democratico alle ultime elezioni, quelle europee, ha preso il 43%. A Roma. A Roma. È merito di Renzi o merito suo? Io credo che sia merito soprattutto di una squadra di governo nazionale che ha portato grande freschezza, senso di decisione, di rapidità d'azione, e quindi della squadra di Matteo Renzi. Quello che a me fa un po' sorridere e che tutti noi avremmo letto, no, nei giorni precedenti al voto, che questo sarebbe stato un disastro elettorale per il Partito Democratico a Roma, che sarebbe stata la prima pagella negativa di Marino. Poi il giorno dopo a Roma abbiamo avuto il 3% in più del voto nazionale, il 43%, e la questione della pagella non ne ha parlato più nessuno. Però lei non è che è comparso tanto, per la verità, insieme a Renzi a Roma nella campagna elettorale? Ma io credo che nessuno sia... Matteo è una persona che ama e ha il suo stile, che funziona, che ama parlare in pubblico da solo, che ama essere assertivo, e credo che questo stile stia pagando molto. Io ho fatto campagna elettorale dove me l'hanno chiesto, soprattutto in alcune regioni del nord, e mi pare che comunque il risultato in generale sia stato molto positivo. Sergio Rizzo, perché allora il sindaco di Roma è attaccato praticamente da tutte le correnti del Partito Democratico? Io credo che lui sia attaccato da tutte le correnti del Partito Democratico, per prima cosa perché non appartiene a nessuna corrente. Penso. Ma io credo che l'idea che mi sono fatto di Sergio Rizzo sia una risposta che a me fa molto piacere. Perché perché c'è anche dei lati oscuri in questo. Tanto che non le conosco neanche. Esatto. Quando poi mi raccontano, no, ma quello appartiene a quel gruppo, io dico, io che mi preoccupo durante il giorno per la raccolta dei rifiuti, delle strade, degli investimenti. Ma adesso ci arriviamo. Di fondo, però, c'è un problema, io credo, no? Che se è vero che il sindaco Marino non appartiene oggettivamente a nessuna corrente, tant'è che io non saprei dove collocarla, sinceramente, no? E questo è un bene, però se si vuole essere così sganciati dalla politica, in una città nella quale tutto è politica, nella quale il Partito Democratico, diciamo, ha dei retroterra, no, molto solidi, no, mettiamola così, secondo me ci vuole un'autorevolezza che il sindaco di Roma ancora non ha. E questo, secondo... ce l'ha? Ma perché viene percepito in una certa misura un po' come un corpo estraneo, devo dire, no? E questo è un tema che io suggerirei al sindaco di affrontare quanto prima, perché purtroppo il tempo passa. Cioè, fa presto a trascorrere un anno e poi due e poi tre. È assolutamente così, io mi perdoni, mancanza di autorevolezza, carenza di autorevolezza, significa... Minore credibilità significa poi difficoltà anche nel gestire il rapporto con la politica. Io vedo questo pericolo, sinceramente. Io la vedo un po' diversamente, nel senso che è vero che sono un corpo estraneo rispetto al modo in cui per mezzo secolo in questa città si sono decise le cose, si sono decise spesso in salotti, in circoli ristretti. Facciamo degli esempi dove noi abbiamo effettivamente portato una rivoluzione. Questa città per circa 50 anni, dal 49 per l'esattezza, dal 1965 ha gestito il problema dei rifiuti come? Diversamente da ogni città europea.
Mentre gli altri si attrezzavano con tecnologie, con progetti, qui c'era una grande buca di 240 ettari, che sono 350 campi da pallone. C'era la discarica di Malagrotta. E, esatto, un solo proprietario che andava da ciascun sindaco, me lo ha raccontato egli stesso, che c'è stato dagli anni 60 a oggi, e gli diceva: guarda, tu non ti preoccupare del problema dei rifiuti, perché io ci penso io e ti faccio pagare il 30% in meno. Cosa è successo? Che la politica si è addormentata e non ha costruito tecnologie nuove, e oggi io in 3 anni farò quello che non è stato fatto in 50 anni. E come lo farò? Lo farò non dando retta a nessuno che vuole influenzare dal punto di vista delle correnti che appunto io neanche conosco, ma scegliendo tecnici preparati, capaci, persone che sanno guardare al futuro e che sapranno dove portare la città tra 15 anni. Sono un lungo periodo di tempo, però no? È chiaro che lei adesso è da più di un anno che è sindaco. Mi vorrà riconoscere che io ho chiuso Malagrotta in 90 giorni, sì, ed era aperta da 45 anni. Probabilmente molti... Insomma, un po' di velocità tra 90 giorni e 45 anni ci sarà di probabilmente diverso. Molti cittadini direbbero: male ha fatto, perché Roma è sporca, ecco, i cittadini piena dovrebbero di rifiuti, sapere che proprio perché Malagrotta era aperta, di immondizie vengono lasciati in mezzo alle strade, eravamo in infrazione europea, per cui lei si è mai chiesta perché a Roma non c'era nessuna opera finanziata dall'Europa? Perché eravamo andati dietro la lavagna con le orecchie da asino, perché avevamo Malagrotta aperta, per cui noi non potevamo neanche chiedere i finanziamenti europei. Però Roma, arriva la giunta Marino, in 90 giorni chiude Malagrotta e disegna un futuro per questa città. Noi tra 3 anni avremo un ecodistretto, abbiamo iniziato la differenziata davvero fatta bene, ed è chiaro che in questo momento i cittadini soffrono, io lo so perfettamente, soffro con loro, perché passare da un grande buco a una raccolta organizzata dove avremo la possibilità tra 2 anni di arrivare al 65%. Ma perché è peggiorata la situazione dell'immondizia si interroghi un po'. L'85% degli impianti appartengono a oggi a quel signore che è stato messo in prigione. Ma come fa una politica per 50 anni a dimenticarsi di un problema e a lasciare a un monopolista privato per 50 anni l'85% degli impianti? Poi arriva Marino e dice: ma me lo risolvi in un weekend questo problema? No, io ti dico: te lo risolvo, ma te lo risolvo in 2 anni e mezzo. Perché tu l'hai abbandonato per 45 anni e noi tra 2 anni e mezzo, se lei mi rinvieterà, avremo. Se lei c'è ancora sindaco, ma certo io che ci sarò, però... mi pare che sono così buon tempone che ci vengo così di passaggio. Io ci sono per risolvere dei problemi e poi per lasciare una città che funziona. E funzionerà. Sarebbe interessante vedere come, perché adesso Malagrotta è chiusa, la spazzatura di Roma viene esportata in qualche modo, no? Tranne quella che è frutto della raccolta differenziata. Però c'è, noi la mandiamo fuori, basta che si produca un intoppo in questo trasferimento della spazzatura e Roma diventa un disastro, no? Mi perdoni. Quindi la visione è molto semplice. Noi in questo momento abbiamo chiuso Malagrotta, esportiamo diverse tonnellate al giorno di rifiuti, perché questa città non ha mai costruito altri impianti che quelli di quel signore privato che li possiede, e nello stesso tempo accade che sono ancora suoi, per cui se diminuisce il trattamento dei rifiuti domani o dopodomani del 20%, noi abbiamo 30-40 camion che non sappiamo dove poter posizionare. Stiamo facendo un altro ragionamento. Mi dica solo una cosa telegrafica: ci sarà una nuova discarica? No, assolutamente. Noi costruiremo un ecodistretto, è una cosa su cui stiamo lavorando da diverso tempo. È un ecodistretto, volevo farle vedere un'immagine che c'avevo qua. Un ecodistretto è un luogo dove avremo la possibilità di trattare tutto l'organico, che addirittura il 35% di 1.800.000 tonnellate. Questo organico diventerà gas, quindi produce energia. Separeremo vetro, carta, cartone. Quanto tempo ci vorrà per avere questo distretto? Per quanto riguarda la separazione, diventa ricchezza. Ma l'investimento iniziale L'investimento iniziale chi glieli dà i soldi?
voi avete ascoltato che in questo periodo noi abbiamo lavorato molto con la governance di Acea, perché vogliamo che Acea, che è una grandissima multinazionale, stringa un'alleanza con la città di Roma. Acea purtroppo nel passato, quando noi adesso abbiamo mandato i rifiuti e li mandiamo in città del nord come Brescia, non ha neanche partecipato alla gara per bruciare, perché Acea ha degli inceneritori. Noi vogliamo che, siccome le romane, i romani, io, voi, possediamo il 51% di quelle azioni, che Acea stringa un'alleanza con la città e ci aiuti, perché ne ha la tecnologia, la capacità industriale, a chiudere questo ciclo dei rifiuti, e noi ce la faremo. Sindaco Marino, lei pensa che i cittadini romani siano contenti del suo operato? Io penso, e lo vedo andando nelle piazze, girando in bicicletta, che i cittadini romani sono, si aspettano e vorrebbero una velocità maggiore nel cambiamento. Ma però io chiedo loro di capire che noi stiamo cambiando veramente la cultura di questa città. Noi stiamo cambiando il modo, ad esempio, in cui attribuiamo le cariche. Non le attribuiamo più sulle indicazioni delle segreterie del partito. Cerchiamo le persone migliori, quelle più competenti. Cerchiamo di portare una moralizzazione nelle nostre aziende. Pensi al fatto stesso che, non so, in un'altra azienda come AMA, quando io sono arrivato, fino a poco tempo prima, c'era come al vertice un esperto in selezione di razze equine, era quello che dirigeva la raccolta dei rifiuti della capitale d'Italia, che guadagnava più di 500.000 di euro l'anno. Adesso abbiamo un grandissimo esperto di ciclo dei rifiuti che guadagna a 70.000 euro l'anno, ma insomma ci sarà una differenza in tutto questo, e l'abbiamo scelto sulla base delle sue capacità professionali, dei suoi risultati. Mi viene anche da chiederle, Sergio, che tu sei, diciamo, un esperto delle questioni della capitale, e è chiaro che Roma diventa anche un po' paradigmatica per molte situazioni difficili del resto del paese, ma perché, per esempio, ogni tanto leggiamo che si dimette un assessore al bilancio, un assessore... Guardi, l'assessore al bilancio... dei rimpasti continui. No, i rimpasti... Io dico sempre ai giornalisti che sembra che stiamo in un pastificio, non in Campidoglio. No, i cambiamenti all'interno del governo c'è della città. C'è stato un assessore importantissimo, quello al bilancio, che si è dimesso perché a un certo punto c'erano delle incomprensioni sulle quali anche Sergio Rizzo ha scritto, ed è molto facile da spiegare. Nel comune di Roma da diversi anni vengono pagate una parte del salario, viene chiamata salario accessorio. Questo salario accessorio era noto, e qui tocchiamo un punto, era noto dal 2008. Questa è la relazione che il Ministero dell'Economia ha mandato nel 3 luglio del 2008 al sindaco mio predecessore, e gli ha detto, guarda, tutti questi foglietti gialli, ha detto, guarda, che il salario accessorio non si può pagare solo se collegato a prestazioni accessorie. Io mi rendo conto però che in una situazione come quella attuale noi dobbiamo tagliare i salari alti, quelli appunto da 500.000, e portarli a salari che siano, insomma, ragionevoli, ma non possiamo togliere a persone che guadagnano 1.200 euro al mese, 250 euro al mese, e poi non hanno più i soldi per pagare il mutuo. E quindi però, io ho voluto... Però la domanda è come si fa dall'indennità sportello a chi per lavoro sta allo sportello? No, cioè, dobbiamo trovare bisogna trovare una soluzione. Bravissimo, ed è quello che ho voluto fare io. Ho detto, Io metto nel bilancio, e l'ho fatto, un bilancio che vorrei ricordare, è la prima volta nell'ultimo terzo di secolo che un sindaco taglia i costi in più nel bilancio. Su 2 miliardi ho tagliato 117 milioni di euro, non era mai accaduto nella storia della capitale. Ogni anno il bilancio cresceva, non scendeva. In questo bilancio ho voluto garantire che ci fossero i soldi per le persone che guadagnano di meno, ma ho detto però, e ho chiesto al governo, di avere delle norme per collegare questi soldi in più, come dice giustamente Sergio Rizzo, a delle prestazioni accessorie. Sergio Rizzo, cosa c'è che non va nella gestione? Io per esempio posso dire una cosa. Allora, intanto noi abbiamo a che fare con una roba che è la più grande azienda d'Italia, forse dopo le Poste, no? Mi pare intorno ai 60.000. Sono 25.000 dipendenti del comune tra le municipalizzate, e 35.000 delle municipalizzate. 60.000, è la città di Viterbo, per capirci, no? Quindi da questo si può capire le enormi difficoltà. Il problema è che tutta questa macchina è fortemente inefficiente, ma è molto più inefficiente di quella che è la macchina dei ministeri. Faccio un esempio. Quindi non è colpa di Marino, il sindaco sa che c'è un ufficio, il nono dipartimento, dove
si vanno a vedere i progetti delle vecchie case che devono essere ristrutturate, insomma è un ufficio tecnico, no? Non si possono fare le prenotazioni per internet, cosa che ormai si fa dappertutto, bisogna andare fisicamente lì. Che cosa è accaduto in questi giorni di festa? Che siccome lo sportello è aperto soltanto 2 giorni e fanno 30 pratiche al giorno soltanto la mattina, c'è gente che ha dormito in macchina. Una mattina alle 3:15 di mattina c'era già la fila e uno che è arrivato alle 3:15 ha preso il bigliettino numero 13. Questa è... non è accettabile. Quanto mondo questo, no? Assolutamente ragione. L'ATAC, L'ATAC è un'azienda grande come l'Alitalia, perché l'ATAC ha, mi pare, intorno a 11.000-12.000 gruppo. 11.700 dipendenti. L'Alitalia ne ha 12.000, più o meno. E l'ATAC però ha un fatturato in termini di biglietti che mi pare sia la metà della TM di Milano. Sì, però che serve una città di 3 milioni. Lì stiamo, di 1.200.000. Lo faccio dire, stiamo correggendo nel mese di aprile. Ma vogliamo vedere i segni, e li vediamo. Beh, insomma, datemi qualche mese, ma insomma. Lei è sindaco già da più di un anno. Il fatto che abbiamo cambiato la velocità di chiusura dei tornelli alla metropolitana, nel mese di aprile abbiamo obliterato 200.000 biglietti in più. Allora c'era qualcosa, come dice Sergio Rizzo, che era inefficiente, no? I tornelli si aprivano in modo che le persone facevano quello che chiamavano il trenino, cioè entravano in 3, 4, 5 con un solo biglietto. Noi queste cose le stiamo correggendo, ma le stiamo correggendo anche pensando non solo all'attuale, al futuro. A me no, mi interessa, lei sta chiedendo un po' di pazienza mi interessa ai suoi molti, cittadini. Ma sto anche chiedendo di capire quanto stiamo cambiando. Ad esempio, due temi che voi avete citato, trasporti e rifiuti. Stiamo coinvolgendo i bambini delle elementari, perché quelli saranno i cittadini del futuro. A me mi interessa moltissimo la visione di una Roma tra 15 anni, per cui ho portato con me i bambini delle elementari a fare i controllori sull'otto, sul tram, e a chi aveva il biglietto gli davano un biglietto gratis per la mostra alle scuderie del Quirinale di Frida Kahlo, a chi non l'aveva gli scrivevano una sanzione, tipo uno ha scritto chi paga il biglietto è un supereroe. Ma quel bambino diventerà un cittadino educatore dei suoi genitori, dei suoi familiari. Sì, ma le faccio una domanda, lei cosa chiede ai suoi cittadini? Io chiedo per tutte le aree strategiche il tempo giusto, se per 45... insomma, diciamolo agli italiani, io in questo momento sono il sindaco di Roma, il 3 giugno del 2014, ma lo sa che devo ancora pagare i terreni espropriati nel 1957, quando io avevo 2 anni, per costruire il villaggio olimpico delle Olimpiadi del 60? È così che è stata gestita Roma nell'ultimo mezzo secolo. Allora, ho capito, sono arrivato, ci metto la trasparenza, ci metto la legalità, ma me le volete dare 2 anni per cambiare quello che non è stato fatto negli ultimi 57? Ecco, le vorrei anche chiedere un'altra cosa. Allora, lei ha detto che insomma poi tutto sto rimpasto, sì, si è dimesso l'assessore del bilancio per un altro ancora, insomma. Ma l'accusa che cui accennava prima anche Sergio Rizzo, che lei è un po' come troppo isolato, pare che lei non parli con nessuno, che comunque non si riesce a coordinare, a raccordare con il suo stesso partito, che sia un po', questo un po' troppo isolato, questo e un po' troppo... è veramente... è un'accusa ingiusta questa. Non è proprio reale. Pensi che io, proprio per il lavoro fatto dai parlamentari, lei prima lo diceva, del Partito Democratico e dai membri del governo del Partito Democratico, ho ottenuto delle norme di legge che mi permettono adesso di rinegoziare, come prima Sergio Rizzo parlava dell'ATAC, di rinegoziare il contratto di servizio dell'ATAC, di introdurre dei contratti che premino chi lavora meglio e puniscano chi lavora peggio. Ho ottenuto la possibilità di disegnare un piano di rientro nei prossimi 3 anni che mi permetta di portare Roma in una nuova dimensione, una dimensione dove i bilanci non si fanno sulla base di quanti soldi hai, ma di quali sono i tuoi obiettivi, di quello che tu vuoi realizzare. Perché se lei guarda come sono stati fatti, ad esempio, i bilanci dell'ATAC, i bilanci sono stati fatti sulla base dei soldi che erano disponibili da parte del governo, non partendo dalla parte opposta, ma quanto costa l'ATAC, quanto ci costano gli obiettivi. Per cui... Ma lei sta dicendo che ha ereditato un disastro. Pluridecennale. Ma lei pensi che quando io mi sono insediato, siccome il finanziamento dell'ATAC l'aveva deciso per l'ultimo anno il presidente
precedente a Nicola Zingaretti alla Regione Lazio. Lo sa quanto ha messo per l'ATAC nel 2013 quel presidente, non Zingaretti, che poi ha corretto? 0 euro. Ma io mi sono trovato con 0 euro per e adesso con gli sforzi Milano nello stesso anno ha avuto 285 milioni di euro. Fermo. E io ho 3 volte di più la superficie stradale di Milano. Ecco, anche le strade ci sono, ma le faccio prima vedere, vi faccio vedere come sono realmente poi questi conti della città di Roma. Li ha fatti Paolo Pagliaro. Daniela Morgante, 41 anni, è un magistrato della Corte dei Conti che era stata chiamata dal sindaco Ignazio Marino a gestire i disastrati bilanci della capitale. Di fronte all'impossibilità di gestire alcunché, si è dimessa il 15 aprile e da allora Roma è in attesa di un nuovo assessore al bilancio. Da gestire ci sono soprattutto perdite immense. L'azienda dei trasporti, ATAC, ha bruciato in 10 anni 1 miliardo e 600 milioni di euro, 150 solo l'anno scorso. Ha 12.000 dipendenti, è un po' più piccola di Alitalia, fu un'azienda modello negli anni della ricostruzione, ma in tempi recenti è finita in balia di predoni che si sono arricchiti stampando o vendendo biglietti in proprio, senza finire mai in prigione o assumendo congiunti, clienti, amanti, di nuovo e sempre impuniti. Poi c'è l'AMA, l'azienda dei rifiuti, che da un paio d'anni è riuscita nel miracolo di chiudere senza perdite, ma ha debiti con le banche per 700 milioni ed è stata salvata già una volta dal comune. Si calcola che nelle imposte sui rifiuti ci sia un'evasione del 40% e risulta che tra i grandi evasori ci siano enti pubblici e rappresentanze diplomatiche. A Roma è in perdita perché paga affitti scandalosamente alti, persino l'azienda che gestisce le 43 farmacie comunali, con il Campidoglio costretto a versare 15 milioni per evitare il fallimento. Il comune ha 26 partecipazioni dirette in società e altri organismi, per complessivi 37.000 dipendenti, che vanno ad aggiungersi ai 25.000 assunti in Campidoglio. I buoni affari sono Acea, Parco della Musica e poco altro. Il resto contribuisce al debito, che si accumula al ritmo di 100 milioni al mese. Sindaco, lei si è impegnato a mettere i conti a posto a Roma nel giro di 3 anni, l'ho anche detto qui poco fa. Dove pensa di tagliare? Dove comincia? Beh, innanzitutto, come spiegavo prima, ho iniziato dal bilancio. Nel bilancio siamo andati, invece che fare dei tagli lineari, siamo andati a cercare voce per voce ciò che pensavamo erano dei costi inutili, a partire dalle auto blu fino ad arrivare a degli affitti che pagavamo e che non servivano per uffici che non erano necessari. E solo con questa manovra iniziale su 2 miliardi di euro, che è la spesa corrente, abbiamo tolto 117 milioni di euro. E questo l'ha detto prima, ma dovete continuare a tagliare, esatto, no? C'è il bilancio. Quindi quale sarà il passo successivo? Il passo successivo è che quando io sono arrivato come sindaco mi hanno detto: guarda, qui il bilancio è 6 miliardi e mezzo, ma 4 miliardi e mezzo scordateli, non li puoi proprio toccare perché sono costi, dicevano questa parola, incomprimibili, no? Questa parola che si usa spesso. Sì. Allora io ho detto, ma come può essere che su 4 miliardi e mezzo ci sono costi incomprimibili? Adesso stiamo andando a guardare, da quando ho assunto la delega al bilancio, voce per voce, e ho trovato ad esempio che noi la luce, quella per illuminare la capitale, la paghiamo a una cifra che è quasi il doppio di quella che potremmo pagare se rifacciamo il contratto, solo che per negli ultimi 15 anni nessuno l'ha più rifatto questo contratto. Sì, ma la pagate a chi la pagate? La pagate alla vostra azienda? Sono esborsi, capito, del Comune di Roma. Noi paghiamo 120 milioni l'anno di affitti per uffici. Però non ci ha detto qual è il passo successivo. Il passo successivo è questo. Tagliare. Io sono convinto, e ne ho parlato con la persona che assumerà l'incarico di assessore al bilancio, che riusciremo a tagliare da quei costi che venivano detti incomprimibili almeno altri 200 milioni di euro. Almeno altri 200 milioni. Io avrei tante domande da farle, però so che il tempo è molto limitato, le chiedo una cosa. Come la risolve la questione del Teatro Valle? Il Teatro Valle è occupato da 3 anni e mezzo illegalmente, il comune paga la luce, mi risulta, le utenze, eccetera. Beh, come lei sa, anche lì c'è un equilibrio tra il comune e il Ministero dei Beni Culturali. Io ho iniziato
un dialogo con il ministro Franceschini e spero che nelle prossime settimane riusciamo a trovare una soluzione che tenga in equilibrio la creatività di alcuni artisti con la legalità. Cosa vuol dire? Beh, insomma, io non sono nelle condizioni adesso di poter dire quale sarà la soluzione finale, ma certamente non possiamo, ha ragione in questo Sergio Rizzo, tollerare. Quindi nelle prossime settimane risolverete. Io penso che entro l'estate l'avremo completamente risolto. Rapidissimo e telegrafico, le chiedo, lei sente di avere ancora la fiducia di Renzi, del Presidente del Consiglio, ed esclude di potersi dimettere? Mica sono un buon tempone che arriva lì, fa un anno di lavoro davvero durissimo per poi dimettersi. Io lo voglio portare a termine e questa città tra 5 anni sarà una città veramente capitale d'Italia, e questo è un altro punto importantissimo. Noi dobbiamo riflettere sul ruolo di Roma come capitale della d'Italia. Repubblica, noi in questa città e questi sono le altre capitali. Devo chiudere, mi dica se sente di avere ancora la fiducia del Premier Renzi? Assolutamente sì, e devo dire che da molti ministri del Partito Democratico, a cominciare dal ministro Franceschini, dal ministro Padoan, dal ministro Lanzetta, dal ministro Madia, ci hanno aiutato e ci stanno aiutando nel percorso che vogliamo, che non sono dazioni di denaro, ma sono regole. La persona che ci sta aiutando e ci ha seguito in ogni decisione che abbiamo preso è Graziano Del Rio, che mi pare sia uno dei... Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Grazie. Grazie Sindaco Marino e ovviamente buon lavoro. Grazie, grazie. Sergio Rizzo, grazie spettatrici e spettatori, e noi ci vediamo come sempre domani, 8:30. Arrivederci.